Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Burnout, la serie che si occupa dei giochi di automobilismo in generale. Questa settimana avremo un doppio appuntamento perché ho deciso di fare un video e portarlo qui su Assetto Corsa. Il motivo è presto spiegato, infatti ho visto in giro per il web un bel po' di notizie che stanno facendo rumore sul fatto che ad agosto, fine agosto, la data di preciso la vedremo, ci sarà la trasposizione di questa simulazione nata originariamente solo ed esclusivamente per PC anche su console PlayStation 4 e Xbox One. Perché se ne ritorna a parlare e così tanto? Perché semplicemente Assetto Corsa non è un semplicissimo gioco di guida come ce ne sono tanti, ma a differenza di molti altri vuole essere una vera e propria simulazione. Per parlarne in maniera un po' più approfondita, ho deciso di fare una gara, così almeno mentre parliamo vediamo anche un pochino del gioco. Assetto Corsa, prodotto da Kunos Simulazioni, è un prodotto totalmente italiano. Anche Vallelunga, che è il percorso che ho scelto per questa gara, non è scelto a caso perché è la vera e propria base di lavoro di Kunos, loro praticamente nel loro studio, negli uffici del tracciato, così da poter essere sempre sul pezzo. Oltre a Milestone è l'altra casa italiana che riesce a fare eco e a portare i propri prodotti sul mercato PC, in questo caso console. Già per questo si merita tanto tanto rispetto. Milestone è la casa, per chi non lo sapesse, che ha prodotto il recente Sebastian Lab, che aveva in mano la licenza per VRC e che sta per sfornare il seguito dell'ultimo dei MotoGP, Valentino Rossi, brandizzato. Ma in questo caso la scelta di Kunos è completamente diversa dal percorso fatto da Milestone. Qui si parla di una simulazione nuda e cruda, vera e propria. Infatti, non è un gioco come siamo abituati a vedere magari su console, dove campeggia la scritta simulazione, magari in tanti altri prodotti che poi vere e proprie simulazioni non sono, ma anzi, Assetto Corsa può essere giocato in vari modi. Uno di questi è sicuramente il più accessibile, che è quello con tutti gli aiuti attivati del caso, tipo la traiettoria ideale, l'aiuto alla frenata, la sterzata, l'ABS, ridurre l'aggressività e la forza degli avversari, mentre il vero e proprio cuore pulsante del gioco è la parte simulativa. Nel momento stesso che avessimo un'attrezzatura adeguata, io in questo caso sto giocando con un G27 Logitech con cambio H e pedaliera, che mi permette di provare l'esperienza in maniera un pochino più approfondita. Me la posso godere molto di più. Perché? Perché in questo caso, ad esempio, ho disattivato quasi tutti gli aiuti alla guida, ho attivato l'utilizzo della frizione e il cambio manuale. Il cambio manuale, tra l'altro, cosa molto carina, è che questa macchina, ad esempio, nella verità dispone di un cambio ad H e il gioco ci farà utilizzare sul nostro volante, in caso lo disponessimo, del vero e proprio cambio ad H, mentre se l'automobile fosse fornita di cambio sequenziale, ecco lì dovremmo utilizzare le levette. Assetto Corsa non è un prodotto per tutti, perché oltre ad essere pensato per il mercato dei videogiocatori come me, come voi, è anche un software ideato per i piloti professionisti che utilizzano, e questa non me la sono inventata, ho letto sul web dalle parole dei fondatori,
di Kunos, che è un software utilizzato dai piloti per allenarsi per le gare vere e proprie. E hanno ricevuto anche il feedback durante la produzione dai piloti per orientarsi, per capire se il loro prodotto stava andando verso la direzione giusta. Tutti i percorsi sono stati realizzati con la tecnologia del laser scan, che non è poco, ovvero col laser sono riusciti a praticamente riprendere tutte le peculiarità del percorso con dei sensori per poi poterli riproporre a video nel gioco. Infatti poi vabbè, dopo quello sicuramente c'è un gran lavoro di modellazione 3D, però per farvi capire qual è il tipo di approccio che Kunos ha voluto scegliere per Assetto Corsa. Io sono sinceramente molto molto curioso di vedere quale sarà la risposta dei videogiocatori di console a questo titolo, anche perché ben si appresta sicuramente per il gioco su PC. Che appunto richiede di solito c'è una domanda di simulatori abbastanza alta. Facciamo un esempio: ci sono anche gli Euro Truck Simulator piuttosto che i simulatori di aerei, così come i simulatori di guida. Mentre per console è un mercato abbastanza inesplorato, a parte i Forza e i Gran Turismo, che sono i nomi più blasonati che io amo e rispetto sicuramente, però Assetto Corsa è un nuovo modo di pensare per un giocatore, è un qualcosa per cui mettersi in sfida, è un gioco che veramente mette alla prova le nostre abilità. Quindi non resta che vedere quale sarà la risposta, se i giocatori acquisteranno Assetto Corsa su PS4 e Xbox One o meno, penso invece proprio di sì, e quale sarà il loro feedback con una simulazione che non regala niente a nessuno. Intanto qui abbiamo completato la gara. Detto questo, non rimane che aspettare e vedere che cosa succederà ad agosto, quando Assetto Corsa sarà pronto e lanciato sul mercato console Sony e Microsoft. Noi non resta che dirci che se vi è piaciuto il video potete commentare qui sotto e iscrivervi al canale. Noi ci aggiorniamo presto, alla prossima. Ciao!